Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Paolo ha sperimentato ciò che vuol dire essere sicuri e degni della salvezza di Dio. Paolo, primo peccatore, è esempio per ognuno di noi. Dio può trasformare chiunque, chiunque voglia fare la volontà di Dio, chiunque voglia mettersi in gioco, in discussione riguardo al proprio percorso, alla propria vita. Gesù è venuto al mondo proprio per salvare i peccatori, per salvare me e te. Gesù è pieno di misericordia, pronto ad essere clementi con noi, pronto a perdonarci, perdonare ogni nostro errore, perdonare ogni piccolo o grande passo falso. Gesù è pronto a donarci la vita eterna. La vita eterna è un dono gratuito che Dio ci dà, un dono che dobbiamo solo accettare. Ognuno di noi deve solo accettare la grazia salvifica che ci modella e ci permette di migliorare sempre. Una sorta di pass per la vita eterna. Non è un percorso semplice, ma bisogna iniziare avendo consapevolezza, quella consapevolezza che ci fa riflettere prima di agire, che ci fa agire nel modo migliore, ma che soprattutto ci permette di avere quella sicurezza che l'Apostolo Paolo aveva. Quella consapevolezza che ci permette di ereditare la vita eterna. Buona giornata.